Eccomi qua ragazzi, ci sono, massimo in intervista. Allora, ieri sera, diciamo che si è capito che i ragazzi erano un po' incazzati dopo il pareggio di domenica sera contro la Juventus. Anche Simone, siamo partiti fortissimo, l'abbiamo messi lì, sin dall'inizio, nella loro area, penso l'abbiamo chiusi, nella loro area ragazzi, non riuscivano a uscire. Addirittura la mezz'ora, brutto fallo su Thuram, ragazzi, a momenti si spaccano il ginocchio. E meno male che almeno l'arbitro ha espulso il giocatore dell'Empoli. Empoli che la mezz'ora rimane in 10. Però si era già capito come andava a finire la partita, ragazzi. Ieri non c'era tipo per gatti, diciamo. L'aveva messi lì, chiudiamo il primo tempo 0-0. Forse si poteva fare un gol, dovevamo fare un gol forse già nel primo tempo. Però si è chiuso bene l'Empoli. Nel secondo tempo siamo riusciti a scaldare la loro difesa grazie a un gol di Frattesi al 50esimo, un tiro deviato che si va a infilare nel set. Poi ancora Frattesi al 67esimo 2-0 e alla fine su gentile concessione di Barella anche il capitano mette il suo sigillo al 79esimo 3-0 3-0 che non lascia scampo all'Empoli. L'Inter concentratissima sul pezzo. Simone ha fatto pochissimo turnover, giustamente, perché gli erano 3 punti importantissimi. I 3 punti ci permettono di accorciare dal Napoli. Ora siamo a meno 4 e adesso aspettiamo giustamente domenica il Venezia e poi il big match la prossima settimana contro il Napoli in casa, ragazzi. Vediamo, contro il Napoli di Conte. E niente, poi ho visto la Juve, ho visto che cantavano vittoria domenica sera come se avessero vinto il campionato contro di noi. Per me aveva fatto ridere, cioè nel senso, ragazzi, col 4-2 la potevamo chiudere più volte la partita e non ci siamo riusciti. Abbiamo avuto 5-6 palle per il match point e purtroppo non ce l'abbiamo fatta chiuderla. Poi ieri si è visto, cioè l'Inter è incazzatissima, è impronata là e ha guardato il risultato a sodo. La Juventus magari si è un po' pavoneggiata dopo domenica sera, secondo me in maniera ingiusta, perché hanno rischiato veramente di andare in barca, di prendere il quinto gol, e quando poi le prendi 5, sai, e prende anche il sesto. Per me è un po' pavoneggiata, un po' così, e ieri contro il Parma infatti è subito sotto andata e poi è riuscita a sistemare la partita sul 2-2, ma secondo me ha rischiato. È vero che alla fine la poteva mettere con il Diz, però secondo me ieri la Juventus ha rischiato tantissimo. Non sono messi benissimo in classifica, sono al quarto posto, però hanno a ridosso Lazio e Fiorentina che devono recuperare una partita, quindi potrebbero finire al sesto posto stasera, poi vediamo. C'è anche il Milan che ha una partita in meno. E niente, dico, bianconeri, cioè, non è che avete in panchina Guardiola adesso. Io sentivo voi veramente, sembrate Real Madrid, sembrate Manchester City. Io dico, ragazzi, tranquilli, calma, che il campionato è ancora lungo. C'è ancora tempo per recuperare, per fare bene, vi manca Bremer che è un grandissimo, questo è vero, però calma ragazzi, cioè vedo troppo entusiasmo inutile, calma perché non avete fatto niente. Detto questo, forza Inter, massimo intervista. E l'ovvio ragazzi, dai, domenica tutta la mia attività di Inter Venezia, ciao a tutti.